E ci piace tantissimo invece il Samsung Galaxy Z Flip 3. Ci piace tanto perché è cambiato rispetto al passato o alla prima generazione. Diciamo che è sempre quel device a conchiglia con un display interno appunto pieghevole, ma cambia sia per quanto riguarda l'hardware, tantissimo lo vedremo, sia perché ha questo display molto più grande, molto più interattivo, con la possibilità di impostare fino a 7 widget, quindi con la possibilità di avere quindi fino a 7 widget per le informazioni e poi la possibilità di avere comunque anche le notifiche senza dover aprire il flip e poi ancora il toggle con la luminosità e anche per praticamente la suoneria. Questo ci piace molto perché è completamente opaco, lo vedete, è un device migliorato, più alleggerito, con praticamente delle dimensioni simili, ma diciamo che in mano sta molto meglio, scivola molto meno e poi una volta aperto ha la possibilità di avere un display migliorato perché è un 120 Hz, in questo caso sempre 6,7 pollici e 120 Hz, quindi con fluidità sicuramente maggiore. Questo esterno invece è un display da 1,9 pollici, è un Super AMOLED e è molto bello, soprattutto perché ha la possibilità di impostare ad esempio varie schermate per quanto riguarda l'orario e oltretutto è molto interattivo con il Galaxy Watch 4, il nuovo Galaxy Watch 4, perché appunto ha la possibilità di impostare delle schermate proprio prendendole dal Watch e stessa cosa il Watch da questo. Per quanto riguarda la scheda tecnica, beh, abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 888, è un processore importante e qui ha 8 GB di RAM e sicuramente il giusto quantitativo per riuscire a lavorare bene. Per quanto riguarda le fotocamere, sono due fotocamere da 12 megapixel, una grandangolare classica e una ultra grandangolare, quindi anche da questo punto di vista non dovremo avere problemi per quanto riguarda le riprese. Lo vedete. Qui abbiamo il classico menu per quanto riguarda la fotocamera con i vari zoom fino a 10 per chiaramente in maniera non altro che digitale. Fotocamera anche praticamente per i selfie, in questo caso è una fotocamera da 10 megapixel. Chiaramente abbiamo una One UI che già conosciamo, migliorata da Samsung negli anni e ormai davvero molto fluida, Android 11 in questo caso, e quello che ci preme è che ha tutte le funzionalità che noi conosciamo e che possiamo utilizzare, che già utilizzavamo con i vari Galaxy S20. 21 e qui viene riproposta appunto da Samsung in toto. Abbiamo la possibilità anche di chiaramente utilizzare il display diviso in due parti, quindi avere la possibilità di fare il tutto. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo una batteria a 3300 mAh, quindi simile a quella della prima generazione, non dovremmo avere problemi, oltretutto c'è la ricarica rapida con Type-C. Per quanto riguarda il prezzo, poi di questo Z Flip 3, partiamo da 1099 € per la versione da 128 GB e 50 € in più per quella invece da 256 GB.